decine di comitati, perché noi non abbiamo più nessuna difesa, le istituzioni in un'arena, ci abbiamo anche le possibilità di farlo attraverso interventi così comuni. Sono geometro, ho 59 anni e dal 2009 è un'azienda che è fallita e da allora ho trovato solo ed esclusivamente lavori precari. E trovando lavori precari ad un certo punto mi sono trovato che un'azienda non mi ha rinnovato il contratto e sono rimasto a casa dal 3 di dicembre del 2011. È dura perché tra un anno potevo andare con la vecchia legislazione in pensione, adesso con il decreto Apposta Italia, con questo signore dai bei modi e dalla serietà documentale, ma da un'incapacità, da un'incompetenza, da una non lettura della realtà del paese, ci sta portando alla rovina. Ho lavorato per 36 anni in banca, mi hanno licenziato, ora sto vedendo che quelli che hanno rubato sempre, continuano a rubare, ci stanno togliendo pensione e stipendio. Mi sembra una cosa normale questa. Accattato la fornella, chi la vuole, desidero offrirla. Per noi è importante che continui questa battaglia, io spero che insieme a CISL e UIL riusciremo a modificare e a portare in Parlamento una legge che in qualche modo tuteli chi rappresenta, chi sta sul mondo del lavoro. Comunque, ancora una volta, ci sta manifestazione contro questo governo che chiaramente è un governo dei banchieri, un governo di destra che sta riducendo in ginocchio l'Italia. Il merito di questo governo è che ha ricompattato CGL, CISL e UIL e ci sta oggi questa grande manifestazione a difesa delle pensioni, perché in questo momento l'Italia è in ginocchio e stanno in ginocchio soprattutto i pensionati. La Fornero deve andare a lavorare per vedere cosa si vede che è il lavoro. Lei si deve mettere, non farsi la legge a modo suo, fare le leggi come si devono. Io sono un lavoratore all'Italia, ho 58 anni e avrei maturato il diritto alla pensione alla fine degli ammortizzatori sociali e adesso invece stiamo tutti quanti nell'incertezza più totale. Questi giorni sono state polemiche sui numeri, io so i numeri dell'Italia, su 6.300 che eravamo in cassa integrazione, attualmente siamo 4.300 e ovviamente nessuno ha i requisiti per la pensione con l'attuale riforma, diciamo, delle pensioni. Quello che ci serve è il lavoro, quelli che ci servono non è la cassa integrazione, maledetta sia, ci serve il lavoro e allora non ci serve solo uccidere la gente con le tasse, che la gente, che le banche stanno portando via gli appartamenti e le case perché non si riesce a pagare il mutuo. Che cosa deve fare la gente? Uccidersi davanti a Palazzo Chigi per rappresentare la disperazione? Di questo abbiamo bisogno. In tanti e tanti sono anche fuori da questa piazza per dire al governo che ha fatto una riforma sbagliata e che deve avere il coraggio di fare un passo indietro, non raccontare numeri finti la sera prima di una manifestazione, ma deve avere il coraggio di fare un passo indietro, perché ha fatto una riforma che non guarda che cos'è il lavoro, non guarda alle fatiche e alle condizioni di tanti.